Ascoltatori, grazie, spero che abbiate gradito questa lunga sigla di tutto il calcio minuto per minuto, come forse non avete mai sentito nella versione integrale, quindi speriamo di avervi fatto buon servizio ad avervela fatta ascoltare tutta. Eccoci qua le Fantanalisi, spero che abbiate trascorso una serena Pasqua, voi e le vostre famiglie. Rituffiamoci nel fantacalcio e cominciamo come d'abitudine dalla lega www.magicmanager.org. 32esima giornata come campionato di Serie A. Ricordiamo che questa lega è ospitata dal portale webfantacalcio.it, a cui potete iscrivervi qualunque di voi per una lega privata con i vostri amici, personalizzando i parametri appunto della vostra lega e potendo sfruttare il lavoro che Web Fantacalcio fa per voi, gestendo le formazioni e calcolando i vostri punteggi già il lunedì al primo pomeriggio, tutto gratuitamente. Torniamo alla nostra lega www.magicmanager.org, 35 partecipanti. La 32esima giornata ha visto primeggiare come punteggio la squadra Mozart di Concetto Garrasi di Dentini con la seguente formazione: Neto, Romagnoli, Alexandro, Isai, Alexandro poi è subentrato Barrega, João Pedro, Hamsik, Suso, Mertens, Belotti, Higuaín, Dzeko. Quindi sono 8 i gol di Concetto, che ha avuto anche l'assist di Suso e il bonus imbattibilità di Neto, e non ha sfruttato anche il gol di El Kadouri lasciato tra le riserve. 99 il punteggio per Concetto, che però non si avvale del bonus difesa, visto che ha giocato con la difesa 3 e bisogna averne almeno 4 di difensore in formazione per poter ambire a questo bonus.
Ma si fa interessantissima la classifica generale che vede soltanto per mezzo punto la Sebi 75 di Sebastiano Mignosa riportarsi in testa rispetto alla Fantardore di Cosimo e Simone Filippone, 2531,5 per Sebi, 2531 per la Fantardore. Terzo il vincitore di tappa, la Mozart, a 2495,5, comunque sempre molto distanti dal secondo posto. Quarto scende di nuova posizione la Toto Napoli di Salvatore Adornetto, 2494 punti. Quindi se ora finisse la stagione, le prime quattro classificate sarebbero queste, visto che le prime quattro della graduatoria generale vanno a premi. Continuiamo a leggere la classifica, quinto stabile la Dejem 23 di Michael Di Salvo, 2486. Sesto stabile Furia Cieca di Sebastiano Mignosa 2480. In settima posizione sale The Avengers di Diego Sampugnaro 2469 punti. Ottavo stabile la Real Paramenta di Alfio Parisi 2467 punti. Nono sale la www.bonusjoghi 2464,5. Decimo scende di tre posizioni la FC Lomat di Mirko Scauso a 2464 punti. Poi andando più veloci l'FC Diamantina undicesima, dodicesima scende AS Roma, tredicesimo sale The Walking Dead, quattordicesimo scende la Brighton & Hove, quindicesimo stabile Real Domus, sedicesimo sale la 10 Jolly di Stefano Dini a 2428 punti, diciassettesimo scende la Arma Letale a 2424, poi stabili alla diciottesima Leontinoi C5, alla diciannovesima Albertix, alla ventesima Del Piero Fantasy. Sale alla ventunesima di una posizione la Stella Rossa, così come alla ventiduesima sale di due posizioni la Yoga Bonito. Ventitresimo stabile The Bulls, a pari merito con la Lupetto che scende di tre posizioni. Venticinquesimo posto per la Sarnese. 26esimo in salita Real Crisci, 27esimo scende Hollywood, 28esimo stabile Alex, 29esimo in salita FC Alexia, 30esimo scende la www.stapradio.it, la squadra che prende il nome della nostra radio, 31esimo i Corleonesi, 32esimo Brefa, 33esimo Winnie Hollib, 34esimo AS89, 35esimo QWERTY FC, tutti stabili. Quarti FC che chiude a 2127,5. Questo per la classifica generale, ma c'è anche la Coppa che vedrà la prossima giornata, l'ultima giornata di scontri diretti, dopodiché si andrà all'eliminazione diretta. Per il girone A i risultati sono stati i seguenti: FC Lomat, Brighton & Hove 3-2, Toto Napoli batte AS Roma 4-2, www.bonusgiochi Furia Ceca 4-4. Dejem 23 batte The Avengers 5-4, Yoga Bonito Fantardore 3-4, Girone B, Braifai Corleonesi 0-2, Sebi 75 Real Crisci 5-2, Real Paramenta www.stapradio.it 3-1, Mozart The Walking Dead qui punteggio tennistico 6-4, Sarnese batte Alex 3-2, Girone C, Stella Rossa batte AS 89 3-0. QWERTY FC, FC Diamantina 04, Winnie Hollib Albertix 0-3, 10 Pigiolli, Leontinovi C5 3-3, Real Domus batte Hollywood 2-0. Classifiche per le prime posizioni, girone A. Comanda FC Lomat a 54 punti, segue Furia Ceca 50, Fantardore 48, Brighton & Hove 46, girone B. Sebi 75 a 57, Mozart 55, Alex 43, Real Paramenta 40 per il girone C, 10 Pigiolli e Stella Rossa 56, Real Domus 54, FC Diamantina 43. Questo è quanto per il fantacalcio www.magicmanager.org. Vi invito a visitare il sito perché è un sito molto accattivante per gli appassionati di calcio e fantacalcio. Salutiamo Antonino Sampugnaro e tutti gli amici che partecipano. Ricordiamo 33ª giornata, la prossima.
Ultima giornata di scontri a gironi per la Coppa. Dalla 34esima si comincia con i sedicesimi eliminazione diretta, solo andata. Ricordiamo che potete vedere tutti i risultati di tutte le giornate e la classifica aggiornata sul sito www.magicmanager, sul sito www.webfantacalcio.it, cercando la Lega www.magicmanager.org. Bene amici, concediamo il fantacalcio.magicmanager.org e andiamo a vedere cosa è successo per il fantacalcio 10 più jolly. Vediamo subito la classifica generale. I due contendenti tra Lucia e Claudio vedono accorciare il loro distacco perché Claudio totalizza 118 punti, Lucia 114,5, quindi prevale Claudio in questa settimana. Una settimana che ha visto comunque ottimi punteggi da parte dei contendenti della famiglia Genestrini, della famiglia di Lucia, perché hanno tutti e due indovinato l'uomo Jolly Acerbi, che oltre ad avere i 6 punti di bonus di difensore Jolly, ha anche raddoppiato il punteggio del gol vittoria. Quindi Lucia ora ha 3.332,5. Claudio a 3.323,5, quindi ora i punti di distacco tra i due sono 9. Segue al terzo posto Paolo 3004, 3.298,5, 25 punti dal secondo e soltanto a un punto e mezzo primo del quarto. Maurizio 1208 a 3.297. Anche Maurizio consegue ben 118 punti. Quinta Lucia 2407, 3.292. Sesto sale Emiliano 0206 3.288. Settimo Fabio 1508 3.283,5. Ottava vicinissima Rosa 0808 che comunque continua a scendere 3.282,5. Ricordiamo che Rosa è stata per gran parte di tempo prima in classifica. Nona posizione Valerio 2808 3.276. Decimo Francesco 0712 3.267,5. Undicesima Cristina 3008 3.266,5. Dodicesimo Aldo 0208 3.266, quindi soltanto mezzo punto da Cristina. Tredicesima Rosario 0810 a 3.255,5. Quattordicesima Maria Pia 2503 3.252,5. Quindicesimo, Massi 0906, 3244. Questi sono i primi 15 della graduatoria che ricordiamo andrebbero a premi se finisse oggi 10 più jolly. I premi sono 15. Il primo premio è l'ingresso presso la piscina scoperta del Vicolo Sporting Center per tutta la stagione estiva per una persona da lunedì a venerdì del valore di 300 euro. E tutti i premi comunque sono consultabili sul sito www. .fanta10più.altervista.org. Ancora per questa stagione, ricordo che dalla prossima stagione avremo un'applicazione che consentirà l'inserimento e il calcolo in automatico delle formazioni e dei risultati. Dal sito potete vedere tutte le classifiche e tabelline aggiornate, nonché i premi dalla prima alla quindicesima posizione per quest'anno. Vi ricordo anche che per il prossimo turno probabilmente i calcoli dei risultati e quindi l'aggiornamento del sito potranno slittare a giovedì in preserale, quindi abbiate pazienza, nella prossima settimana ci sarà questo slittamento probabile dei tempi, vedremo cosa ci consentirà di fare la connessione da dove saremo la settimana prossima. Quindi questo è quanto per 10 più jolly, in cui la lotta entra sempre più nel vivo. Io vi do appuntamento a tra pochi secondi per il Fantacalcio Vigor. Grazie. Vigor Sporting Center, l'abbiamo appena citato come main sponsor del Fantacalcio 10 più jolly, ma c'è anche una Lega a 10 partecipanti che avevamo preannunciato essere una giornata molto importante perché c'era lo scontro al vertice Tini per Conti, Tini
Tini prevale per 3-2, quindi controsorpassa per Conti in uno scontro veramente pirotecnico, e anche Dini sovverte un po' pronostici perché per Conti era un po' additato come migliore squadra anche da parte di me stesso. Migliore squadra e favorita per la vittoria finale. Dini comunque non ci sta e ha ribadito che anche lui punta decisamente al titolo. Delfo batte Fogliani 2-0, fischio Liseo 2-0, Liseo che non approfitta dello stop di Perconti per riportarsi in seconda posizione. Vidulli batte Roca 3-0, questa volta Roca non ottiene uno dei suoi grandi punteggi. Poi si sono scontrati tra di loro il miglior punteggio contro il peggior punteggio della giornata, cioè Sabaducci e Ginestrini 4-0, ben 20 punti di distacco tra due, 80-60. Tutto questo come si riverbera nelle classifiche? Allora, nella classifica generale, Tini l'abbiamo anticipato, controsorpassa per Conti, ora è 2 punti sopra. Tini 51, per Conti 49. Eliseo si mantiene a 1 punto da per Conti 48, quindi questo è il podio. Gli inseguitori sono staccati di 3 punti, infatti Vidulli è a 45, Delfo a 44, Ginestrini scivola in sesta posizione, mai così in basso quest'anno. È tallonato da Fischio a 42 punti, Sabaducci 37, nonostante la vittoria, ancora sta nelle parti basse della classifica, così come Fogliani che perde anche questa volta a 33, Roca rimane a 31. Per la Coppa, Roca che aveva un discreto vantaggio mantiene il primo posto a 212, anche Settini accorcia a 203,5. Vidulli 200, Ginestrini con la sua pessima performance si trova in ultima posizione, 193,5. Ci sono ancora 5 giornate per determinare i due che andranno in finale, i due che usciranno tra questi quattro superstiti, quindi Vidulli deve recuperare 3,5 e Ginestrini addirittura 10 punti. Vedremo cosa accadrà, perché Colfatti continua a dominare comunque per Conti a 76, Tini 64, Delfo 60 e chiude Fischio a 50. Prossimo turno, curiosamente, i primi 5 non si scontrano tra di loro. Delfo Sabaducci, Roca Perconti, Vidulli Fischio, Liseo Fogliani e Ginestrini Tini. Questo è quanto per il Vigor Sporting Center. Ricordo Vigor Sporting Center essere il più grande centro sportivo di Roma, in via Grotta di Gregna 100, zona Colli Anieni, Roma Est. Quindi grazie. Diciamo che prima di passare alle statistiche c'è un nostro amico Andrea che ci chiede chi può essere l'attaccante a sorpresa di domenica. Beh, ci sono diversi attaccanti, ormai i soliti noti, che parecchi hanno turni agevoli come Dzeko col Pescara, Higuaín in casa contro il Genoa, Immobile in casa contro il Palermo. Immobile potrebbe andare in marcature multiple, secondo me. Da non trascurare è Terò, che in casa difficilmente fallisce, c'è Udinese Cagliari, con un Cagliari che reduce dal 4-0 casalingo potrebbe essere un po' appagato, quindi io direi di puntare su Terò. Quindi vedremo quando andrà a finire, andiamo a vedere le statistiche come media voto, gazzetta dei giocatori senza bonus, dei giocatori che hanno autorizzato almeno un terzo delle presenze fino ad ora. Comanda tra i portieri Donnarumma 6,39, Szczęsny 6, 36, Handanovic 6,34. I peggiori portieri sono Lamanna 5,93, Storari 5,9, Posavec 5,84. Tra i difensori, sempre in ottima media voto, comanda Rugani 6,36, quando è chiamato in causa ma tradisce. Conti 6,3 e Manolas e Acerbi 6,25. Anche Acerbi è un giocatore che, nonostante la classifica deficitaria del suo Sassuolo, raramente scende sotto il 6. I peggiori tre sono finora Adnan dell'Udinese 5,33, poi Goldanica Palermo 5,32, Coda Pescara 5,12, il peggior difensore come media voto. I migliori tre centrocampisti sono Gomez Atalanta 6,71, segue Mertens 6,68, Gagliardini 6,48, i peggiori tre, Yaya del Palermo 5,48, Sala Sampdoria 5,47, Verre del Pescara 5,39. Migliori attaccanti: Belotti 6,83, De Lofeu 6,71, Dzeko 6,61. Peggiori tre: Sini, Crotone 5,46, Sallai, Palermo 5,37,
Manai Pescara 5,32. Classifica marcatori, comandano andati in gol entrambi in tandem, Dzeko Roma 25, Belotti Torino 25, Belotti per la verità un po' aiutato dal rigore generoso concesso al Torino con il Crotone a sua volta vessato dagli arbitri in questa stagione. Mentre a suon di doppiette si avvicina Higuaín a 23, Mertens sale a 21 come Icardi, quindi tutti in gol, primi 5 classifica marcatori, mentre rimane stabile a 18 Immobile, poi 15 Borriello, 14 Kalinic e Gomez domenica era squalificato insieme a Insigne e Bacca 13. Per gli assist c'è un quartetto che hanno ottenuto 8 gol, quindi 8 assist, quindi un punto di bonus per ognuno di loro. Per ognuno di questi assist sarà Caleon, Birsa, Felipe Anderson. Ripetiamo 8 assist a testa. Seguono Alejandro Gomez, Candreva e Banega 7. Poi Insigne, Dybala, Perotti, Pellegrini, Pjanic, Zielinski, Lulic e Krejci a 6 assist. Per i gol subiti, ne ha subiti più di tutti Bizzarri a 68 e comunque ha perso il posto. Così come Posavec del Palermo 57, Art 49, Consigli Sassuolo e Cordas Crotone 48. Per le difese invece la graduatoria rispecchia la classifica generale, insomma come ha testimoniato ancora una volta se ci fosse bisogno, che le migliori difese sono quelle che vanno più avanti in campionato. Juventus 20 gol subiti, Roma 27, Napoli 33. Quindi vi ho dato tutto per questa puntata, un po' di comunicazioni. Noi alla prossima giornata, quella deputata per le Fantanalisi, martedì 25 aprile, non ci saremo, salteremo una settimana, non saremo in Italia, quindi non potremo fare la trasmissione. Ma torneremo lunedì 1 maggio, nonostante la giornata festiva, alle ore 22, quindi non ci saremo la settimana prossima, ma ci saremo in anticipo tra 2 settimane per la 34esima giornata, lunedì 1 maggio alle ore 22. Siamo ascoltabili in diretta sul gruppo Stap Radio di Facebook, in video e in radio su www.stapradio.it via Spreaker, quindi ci potete ascoltare in diretta e in differita. Ora, come sempre, per chi ci segue in radio, manderemo un successo negli anni 80 come sigla finale. La settimana scorsa vi avevo annunciato Enola Gay del progetto OMD, che però per motivi tecnici alla fine non è andato in onda, quindi ve lo proponiamo oggi veramente. Quindi, per coloro che ci ascoltano in radio, sigla finale Enola Gay. Per tutti un caro saluto e arrivederci a lunedì 1 gennaio da Emiliano, lunedì 1 maggio alle 22. Grazie da Emiliano Genestini, una buona serata a tutti. Ciao.